Grazie Presidente, è evidente, lo dicono tutti i gruppi, lo può vedere chiunque gira per la città che stiamo affrontando una grande crisi per le attività produttive. Con grande serietà e partecipazione Roma Capitale sta cercando di aiutare questa crisi con l'utilizzo del suolo pubblico, secondo le disposizioni e l'invito sia della Sindaca che della Giunta che delle commissioni competenti. Ecco, i tempi, qualcuno ha parlato di tempi molto lunghi, purtroppo sono quelli previsti dalla normativa. Non esiste una normativa eccezionale che permette l'approvazione di un regolamento o di una norma in tempi immediati o in tempi ragionevoli. C'è una normativa ordinaria che ha richiesto purtroppo 2 mesi per le espressioni di parere previste appunto dagli organi periferici, municipi, gli uffici competenti. E ha portato oggi in aula questa seconda delibera di giunta. Io posso testimoniare che è stato fatto un lungo lavoro, questo da parte di tutte le forze politiche, e io ho cercato di coordinare, insomma, questo lavoro nell'interesse, pubblico comune, con gli operatori, con le associazioni di categoria, con i municipi e con i cittadini che hanno portato alla presentazione di diverse delibere di salvaguardia. Abbiamo detto ce ne sono ancora alcune consiliari che esamineremo. In un secondo tempo ci potranno dare un ulteriore spunto di approfondimento. Oggi siamo alla delibera di giunta che estende già la delibera che è uscita il 21 maggio e che già ha permesso le prime occupazioni Covid, come abbiamo chiamato, insomma, per l'emergenza Covid, che permettono di compensare i coperti persi all'interno dei locali per il rispetto delle distanze di sicurezza. Quindi, non possiamo accettare le uscite di qualcuno che parla di regalie o di uso indiscriminato del suolo pubblico. Stiamo salvando attività produttive, compensando i coperti interni che le permettevano di sopravvivere e di dare lavoro a un gran numero di persone che costituiscono appunto i lavoratori del settore. Ecco, il centro storico, per chi lo visita in questi giorni, soprattutto in orario mattutino, pomeridiano, è deserto. Lo sono anche i quartieri come l'EUR, che vivono di somministrazioni per il personale degli uffici e che oggi, indirettamente per colpa di nessuno, a causa dello smart working, vedono le loro entrate ridotte o quasi del tutto. Noi ci ispiriamo come ente comunale, ma tutti gli enti si ispirano alla Costituzione. La Costituzione ci insegna che la salute è il bene primario e per la salute siamo stati costretti prima a chiudere e adesso aprire con determinate condizioni di sicurezza le attività produttive. Ma altro, diciamo, interesse primario tutelato dalla Costituzione è il lavoro e appunto abbiamo detto che parliamo di decine di migliaia di persone che lavorano a Roma nel settore. E l'esistenza delle attività produttive che contribuiscono anche al benessere della popolazione, con la produzione del prodotto interno lordo che ci permette poi di avere una vita serena a tutti i livelli, anche coloro che sono fortunati e hanno oggi un lavoro a tempo indeterminato o posto fisso, come si suol dire, no? Quindi non si deve guardare alle attività produttive come una cosa distante, ma al di là delle conoscenze di amici, parenti o altre persone che lavorano nel settore, dobbiamo capire che questo settore contribuisce al benessere di tutti. È chiaro che Roma Capitale da sola non può attuare tutte le misure necessarie a salvare le attività produttive, il governo finalmente dopo qualche vicissitudine sta facendo la sua parte con i contributi a fondo perduto, con il sostegno della cassa integrazione che è stato rallentato ma adesso sembra essere finalmente arrivato e il comune può fornire però una leva importante al commercio perché esca al più presto da questa crisi nel rispetto delle imprese e dei lavoratori. Questo costituirà un piano di rilancio per il settore e noi siamo confidenti che tramite il sacrificio di coloro che potranno, tra virgolette, sopportare un uso del suolo pubblico diverso dalla norma ordinaria, si potranno salvare posti di lavoro e salvare dei locali che esistono da tempo e che forniscono anche un tessuto che fornisce sicurezza ai territori e qualità, perché no? Perché in questo momento, diciamo, chi beneficerebbe di
della chiusura delle attività produttive sarebbero sicuramente attività a più bassa qualità e anche a livello, diciamo, di infiltrazione maggiore, quindi diciamo, si finirebbero per favorire coloro che hanno disponibilità di capitali magari neanche tanto puliti. Quindi chiediamo un contributo di supportazione ai cittadini residenti, chiediamo la vicinanza di tutti i cittadini a coloro che sono in grave difficoltà per ripartire di slancio verso appunto, una capitale che sia solidale con loro. Non dobbiamo vedere con distacco questi nostri concittadini perché, ripeto, io invito chiunque non si rechi da tempo nel centro storico a fare una passeggiata lì o appunto nei quartieri tipo Poleur per valutare veramente l'impatto che c'è stato. Quindi mi spiace dirlo, non possiamo accettare posizioni di protettorato ordinario perché la tutela del patrimonio artistico e culturale è importante e per questo esistono leggi importanti. Però si deve capire che in questo momento siamo in una situazione straordinaria che richiede una diciamo, diversa interpretazione delle norme che possano permettere in via temporanea, questo stiamo chiedendo, la differenza è solo sulla durata dei vari gruppi politici, di fruire del suolo pubblico per dare una opportunità in più di salvarsi alle attività produttive. Da questo punto di vista il mio è un appello alla soprintendenza statale affinché rivaluti insomma, la sua posizione in merito anche alla luce di quello che diceva il consigliere Pelonzi dell'impegno del ministro Franceschini che però noi consideriamo troppo limitato nel tempo, cioè una durata fino a ottobre delle tutele non è sufficiente oggi a salvare alcuna attività produttiva. Siamo praticamente a luglio e quindi il turismo stenta ancora a ripartire, un po' per motivi di paura delle persone ancora a muoversi anche all'interno dell'Italia, non dico da paese da nazione a nazione, ma anche da comune a comune. Quindi ci sarà bisogno di un tempo ragionevole, più lungo e anche di ragionevolezza da coloro che dovranno assolutamente tutelare il patrimonio artistico-culturale. Ma noi riteniamo che il codice della strada e la distanza dai monumenti siano criteri sufficienti a poter tutelare il patrimonio artistico-culturale. Se non sarà sufficiente, comunque si potrà intervenire a posteriori, laddove queste situazioni non verranno rispettate, ci sarà diciamo, qualcuno che avrà, vorrei usare il termine, ma si presta abbastanza, ha approfittato di una buona norma per andare oltre. Ecco, noi siamo molto chiari, i criteri sono specifici, oggettivi e vanno rispettati. L'importante è il codice della strada, la salute, la sicurezza e la tutela del patrimonio artistico-culturale, al di là di interpretazioni come coni visivi a 1 chilometro di distanza dai monumenti. Questo è quello che vogliamo dire. E noi lasceremo aperta la porta anche nelle prossime delibere consiliari per un'interlocuzione seria e approfondita con tutti gli enti che vorranno farla con mente aperta e volontà di bene comune. Grazie, Presidente.